Una nuova storia che racconta chi siamo stati e dove stiamo camminando. Questo è quanto dichiarato in sintesi da Romano Carancini alla tradizionale conferenza stampa di fine anno, convocata per tracciare il bilancio dell'attività amministrativa che ha caratterizzato il 2014. Tre le parole chiave usate dal primo cittadino. Sono la persona, la comunità e la crescita, che sono espressioni di un, diciamo, di tre cerchi concentrici che sono tra loro legati. Pensiamo alla persona e pensiamo immediatamente al sociale. La città di Macerata investe circa 8 milioni di euro sul sociale, è la città che investe di più pro capite per ogni cittadino. Abbiamo pensato alla comunità per tutto quello che è la qualità della vita, penso ai servizi in termini ambientali, oggi abbiamo un 75% di raccolta differenziata, eravamo partiti al 35%, abbiamo le mense come dire, più biologiche dell'intera regione Marche, tra le più basse nel territorio italiano. E in più naturalmente la crescita, perché è una città che ha dimostrato in tutti i settori culturali in particolare di crescere tantissimo per quanto riguarda il Buonaccorsi, che abbiamo un boom di presenze, penso naturalmente ad altre eccellenze, lo Sferisterio che ha avuto nel 2014 un risultato eccezionale. Carancini non sembra aver rimpianti, però magari in qualche occasione afferma si poteva far meglio. Soprattutto i primi due anni e mezzo, quando l'inesperienza, un po' di diffidenza, anche un po' di difficoltà politica maggiore di quella attuale lo abbiamo avuta, però credo che l'accelerazione che c'è stata dal momento della verifica dell'aprile del 2013 ad oggi sia stata impressionante. Noi abbiamo chiuso praticamente 12 punti dei 14 sul nostro programma amministrativo. Infine due gli appuntamenti per i primi mesi del 2015, tra febbraio e marzo la restituzione alle città dei cancelli, ma soprattutto una data da mettere in agenda. L'orologio sulla Torre Civica ritornerà il 5 di aprile a mezzogiorno in occasione appunto dell'uscita dei Re Magi in onore della Madonna, con una melodia dedicata all'Angelus, e quindi è già un appuntamento.